Proviamo a partire con una battuta. Col Frosinone non ci giochiamo più per quest'anno. Col Frosinone non c'è un po' la nostra bestia nera. Però se ripenso alla partita dell'andata, ripenso a questa, sono due partite totalmente diverse. Oggi abbiamo imposto il nostro gioco, oggi abbiamo creato tantissimo. Abbiamo preso due gol su due, primo neanche una ripartenza. La palla buttata in mezzo dove loro, noi sappiamo che loro sono bravi su di testa sul gioco aereo, e uno sul rigore che c'era, che può capitare, quindi è finita così. Però ripeto, se devo pensare alla prestazione, la interpreto in maniera positiva. Anche in altre interviste hai detto cosa manca? Manca solo la vittoria, perché fa bene, aiuta, perché se penso alle prestazioni quelle ci sono. Sì, manca la vittoria, perché come ho sempre detto, vincere aiuta a vincere, però quando provi a giocare a calcio, quando esprimi comunque qualità importanti, quando crei tanto, alla fine prima o poi credo che la vittoria arriverà, anche perché si diceva che l'Empoli, perché ha tanti punti, magari ha perso le motivazioni. Non credo che sia così, ripeto, è il campo a parlare, non certo io a dirlo. L'archiviamo e adesso pensiamo a Sassuolo, perché anche questo è il calcio, nel bene e nel male. Come archivi le vittorie, devi archiviare anche subito le sconfitte, prendendo ovviamente come sempre quello che c'è di positivo, e credo che oggi di positivo ci sia molto. Saponara, Maccarone, gol, vai a prendere la palla, quanta voglia c'era di vincerla? Tanta, perché comunque non meritavamo il risultato, già solo del pareggio non meritavamo di pareggiare questa partita, quindi dispiace, perché eravamo riusciti a drizzare una partita non facile, abbiamo sbagliato purtroppo tante occasioni davanti, e questo è il rammarico, però non ho niente da rimproverare ai miei compagni, perché abbiamo dato tutto dall'inizio alla fine, nonostante il campo magari non ci permetteva di giocare la palla come sappiamo fare noi. La prestazione è l'ennesima maiuscola, perché uno dei migliori in campo è stato Leali, senza ombra di dubbio. Veramente manca poco per tornare a sorridere e forse anche per ripartire dopo una sconfitta che non ci sta davvero. Sì, manca poco, adesso dobbiamo tornare in settimana a lavorare come abbiamo sempre fatto, cercare di cercare questa vittoria che comunque porta via tutti, magari questa mancata vittoria che ci manca da un po' di tempo. Ci eravamo abituati magari troppo bene a vincere troppe partite, e ora è il momento che magari anche magari poco meno fortunato che non si riesce a fare. A livello personale hai toccato la doppia cifra anche quest'anno e mancano ancora tante gare. Sì, io spero sempre di riuscire a segnare per dare il giusto valore al lavoro che fa la squadra, per mettermi in condizioni di segnare, quindi spero di fare tanti altri gol qui nell'Empoli e di cercare di aiutare la squadra.